solo alcune altre dove effettivamente il tasso di copertura è molto più basso, perché vedo che da Gigolino tra entrata e uscita c'è solo un 36% di copertura, molto molto minima la copertura per quanto riguarda gli impianti sportivi, perché siamo al 9,83%, mentre le manifestazioni culturali sono al 69%. Su questo l'eccezione comunque dell'amministrazione della Baica Bassi, soprattutto per quelle voci che sono un attimino più basse, quindi dico gli impianti sportivi, soprattutto così, non dico così, visto che purtroppo nel momento storico anche a livello economico non si vedono grossi miglioramenti nel paese. Sono stati modificati gli scaglioni e le tariffe con una diminuzione direttamente proporzionale, quindi lo scaglione più basso riceve una riduzione di 25 euro ogni mese sulla retta. Il secondo scaglione, che è stato modificato fino a 10.000, riceve una riduzione di 20 euro ogni mese sulla retta. Poi è stato accorpato 10.000 a 20.000 con una tariffa unica di 240 euro, quindi da 250 a 240, però modificando il mese da 10.000 a 20.000. Ed è stato aggiunto una categoria da 20.000 a 30.000. Da 20.000 a 30.000, quindi si possono permettere una retta leggermente più alta, più alta, cioè si rimane sempre. Abbiamo anche, c'è previsto sopra di 30.000, 150 euro con il sopra, e poi sempre i residenti a 400 euro. Quindi ecco, le prime tre fasce sono state 25 effetti e 15. Oggi non siamo in grado di dire che
discorso del, no, del passo passo di quello che c'è su quante voci sono state date. Se si può avere una relazione, una copia della relazione del sindaco? Vabbè, dopo soltanto stanno accennando anche su quanto riguarda il penale delle opere pubbliche. Nella delibera sicuramente è importante tutte le relazioni del sindaco e degli assessori, quindi all'interno della delibera, non adesso, ma quella che si farà, ci sarà dentro una legata di tutta la stessa delibera. Io volevo fare alcune domande, se possibile, nelle delucidazioni. Nella parte entrata si prevedono 2 milioni e 107 mila euro di infrazione. Nel caso non si riuscisse a liquidare tutto questo consistente vario buono, avete una manovra? Da 10 giorni abbiamo più questo. Avete una manovra di riserva? No, sai perché sono è una cifra importante, si rischia ovviamente di sforare il patto, e poi se anche se il 10% di questi 2 milioni non pagano, ipotesi o per motivi vari, insomma, non entrano, la possibilità è chiaro, perché la differenza è molto visibile, altri che sono anche, voglio dire, no, ti sto chiedendo se hai una manovra alternativa. Poi volevo chiedere, nella voce, non so se ti riesci, nella voce IC sono 45.000 di, sono di entrate, li incassate, prevedete di incassarli o? Cioè, è naturale che questi sono dati, ovviamente, come previsione d'ufficio, vengono fatti delle le richieste perché poi visto che nel millennale è importante sì, vengono i conti no, cioè vabbè dimmi che c'è una previsione d'entrata dico quest'anno tu diciamo che prevedi di cassare giusto no? Allora, sì. poi tu li riporti per i prossimi 3 anni ti incassi quest'anno ti incassi più dopo. No, sbaglio? No, perché probabilmente non sono tutti, cioè evidentemente sono calcoli che possono andare oltre l'anno successivo, sono comunque una previsione, quindi dalle... Tradizionale IRPEF qua voi prevedete di 505.000 euro, è consistente, cioè il dato è attendibile o... È basato sulla somma dell'IRPEF versata al locale. No, perché sai insomma la crisi di sesso, quello che vedo. Abbiamo una criticità di 20.000 euro. Passate sull'IRPEF locale. Mi puoi dire al titolo secondo dell'entrata c'è l'addizionale di scusami, sono i 10.000 euro, non so se riesce. Gli altri contributi erariali. Sì. Mi sai dire? Sono, cioè, allora, ci sono dei contributi reali che sono ad esempio quelli per i libri di testo delle scuole elementari, libri di testo, non delle scuole elementari, si chiamano libri di testo, sarebbe un contributo libri erariali. E poi ci sono altri contributi erariali anche relativamente alla mensa degli insegnanti. Gli insegnanti mancano per la mensa e lo Stato non può comune. Okay. Nella categoria dei contributi da altri enti pubblici ci sono 11.000 euro. La natura di questi soldi? Lo sai dire aspetta. Contributi da altri enti pubblici.
11.000 euro, quella è la mensa per gli insegnanti. Esatto, è scritto sulla contributi per mensa docenti studio comprensivo, cioè lo Stato rimborsa. Rimborsa i soldi sulla base del numero che per turno ha diritto a mandare in mensa di CAS. Poi nell'uscita devo sapere, ci sono nella voce di stipendi per la NAFE, vi è una riduzione sui stipendi del personale di 40.000 euro e 500 euro. Grazie.
il discorso delle coperture, che è già stato detto e ripetuto, che la copertura non è proprio al 100%, insomma cerchiamo di avere la fortuna a questo punto che possa andare bene. Quello che io vi volevo soffermare e porre la vostra attenzione è più un fattore politico. L'avevo già detto l'altra volta, io prendevo questo momento qua per vedere come l'amministrazione in sé, in maniera integrata, poteva proporre, portare avanti una proposta politica unitaria. Questo sinceramente non lo vedo. L'assessore Polmonia mi ha parlato di tanti eventi, di tante manifestazioni, di tante cose, e anche la relazione dell'assessore Moro mi sembra che anche da parte sua ci siano tante attività, però una interpretazione forte di una proposta politica unitaria, questo non l'ho visto. Vedo ancora tanti piccoli comparti distanti. Dall'altra parte vedo un altro punto debole, che sono la politica degli interventi sociali che si possono fare. Ad esempio, voi mi avete delle cose che ci avete dato, c'è anche la parte demografica. Io ho notato che la popolazione tra il 2010 in età civile, cioè oltre 65 anni, è in aumento, è da 1702 persone. Però non ho sentito niente riguardo qualche intervento a livello di politica su queste persone qua, che probabilmente questo sarà uno dei disagi che troveremo negli anni futuri, nel senso che sarà una delle popolazioni, tra virgolette, all'interno del nostro comune, che avranno delle esigenze particolari, avranno bisogno di particolari risposte da parte dell'amministrazione. Non penso che sarà più bene, insomma, questo è un po'. Io metto sul tavolo se l'amministrazione ha pensato anche a queste determinate cose. Altre cose che ho visto come punti di debolezza, lo sviluppo economico, ho sentito che si tenta di fare più tra la parte artigiani e la parte commercianti, però di politiche vere e proprie, di strategie da portare avanti oppure da poter sviluppare, non ne ho sentite, a parte il discorso del mercato contadino che potrebbe essere un modo per incentivare e stimolare il mercato quello locale, diciamo così. Però vedo molte proposte, ma non una progettualità all'interno di questa proposta qua, una disaggregazione del lavoro. Ovviamente la mia dichiarazione è molto contraria. Posso rispondere l'Auser? Per quanto riguarda l'Auser, voglio vedere come un centro di aggregazione di invecchiamento attivo, già contattato dall'animatrice culturale, proprio per specchiare il più possibile l'Auser, quindi il famoso invecchiamento attivo, cioè non Auser visto come terrorista e come centro attivo. Bene. Una votazione di bilancio 2012 favorevole. Grazie.
un euro per ogni euro di contatto l'anno scolastico. Quindi praticamente darà un contributo per questa convenzione di 249 euro. All'istituto di fare un contributo tra partiti della caselle di legnare tutta l'organizzazione di queste attività sportive tra le scuole. Perché i vari istituti scolastici, Correggi, Paolo, Sorpaglio, fanno una serie di tornei a fine anno che vengono organizzati all'interno del comune di Capofila e questo istituto. E per l'organizzazione di questi eventi, per l'organizzazione di questi eventi, chiaramente serve un minimo di finanziamento per prendere le porte, i palloni, queste cose lì. Sì. È un progetto che siamo di anni che è sono un po' di questo punto qua l'amministrazione comunale si convenziona con la scuola, cioè, ma ci sono altri comuni che sono convenzionati oppure c'è solo il punto magari che c'era con la scuola? Ci sono altri comuni, quindi tutti e 13 comuni hanno la quota di partecipa. Esatto, un euro per ogni alunno della scuola partecipa. Che serve per l'acquisto di materiale sportivo. Che poi serve per l'acquisto di materiale sportivo. Onorevoli. La comunicazione è solo una immediatamente eseguibile, onorevoli. La Regione Veneto ci ha comunicato recentemente che ha modificato il consiglio di amministrazione del Fondatore San Bartolomeo, esautorando il vecchio presidente e il vecchio segretario, quindi c'è un nuovo presidente di Giacomo, con cui collaboriamo. Grazie. Mi chiedo un minuto perché il ragioniere che è stato che è morto in Italia si fa in maniera. Grazie.